Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Grounded Italia. Io sono Andrea. Oggi andremo a vedere tutte le novità che riguardano il prossimo aggiornamento di Grounded. Si chiama Hot and Daisy. Lo abbiamo potuto provare in anteprima di qualche giorno o settimana, non si sa ancora bene quando esce. Grazie al public test che ci hanno offerto gli sviluppatori, sarà un test sia per loro che per noi. Ci sono molte novità in arrivo. Nuovi oggetti, nuove armature, ma soprattutto una grandissima zona esplorabile. In questo video andremo a vedere nello specifico quali sono le tre zone che sono state aggiunte, quali particolarità hanno e le meccaniche che sono state implementate in ognuno di essi. Ora andiamo a scoprirlo. Bene, ora ci siamo. Andiamo a vedere concretamente nel nostro giardino dove possiamo esplorare queste nuove zone che sono state aggiunte. Basta parlare, vediamo concretamente dove possiamo andare a poggiare i piedini nelle nuove zone. Allora vediamo qui il nostro alberone, la nostra quercia che domina il giardino, quindi avrete capito che siamo nella zona est della mappa, propriamente vicino al tavolo da picnic dove ci sono le api. Vediamo cosa hanno aggiunto. Oh, eccolo qua. Ma non era così il tavolo da picnic, direte. E non era così, non era così, ragazzi. È stata aggiunta veramente un bel po' di roba. A vederlo sembrano giusto quattro cose. Però vi ricordo che lo stiamo guardando da lontano, dall'alto, non si nota proprio tutto, tutto. Anzi, se avete occhio, potete già notare una piccolezza di uno degli insetti che sono stati aggiunti. Ma quello non ne parliamo oggi. Ne parleremo poi in futuro, vedremo quali sono stati aggiunti e a cosa servono come crafting. Comunque, analizziamo un po' qui cosa c'è. Direte, questo cosa ci fa su un tavolo da picnic? Un labirinto, un muro. In verità questo è un gioco da tavolo. Se guardate bene, ma rendiamo un po' più vicini a vederlo, ci sono dei dadi con delle numerazioni. All'interno qui ci sono delle pedine, delle porte aperte. Vedete bene che dallo stesso anche dall'altro lato è un gioco da tavolo fondamentalmente. Da qui non si capisce molto, però avendolo esplorato vi dico che è un gioco da tavolo. Poi piatti naturalmente sembrano vuoti adesso come adesso, ma non lo sono. Troveremo del cibo all'interno di essi, del nuovo cibo. Poi, vedendo un po' più a lato, qui abbiamo un libro con delle raffigurazioni, un'ape appoggiata sopra di esso. Le raffigurazioni che sono qui sono gli stessi insetti che si trovano all'interno del gioco da tavolo. Probabilmente è il manuale di istruzioni del gioco da tavolo. Un freezer che è stato creato. Qui sarà tutto calpestabile. Ci potremo salire e girare. Potremo esplorare. Abbiamo questo cestino da picnic, porta vivande. Qui c'è un succo all'interno. Mi raccomando, esplorate tutto bene perché troverete delle cosette nuove. Vi ricordo che per ora l'aggiornamento non è ancora uscito. Si dice che dovrebbe uscire il 20 ottobre, ma non c'è nessuna conferma, nel senso che sono voci del corridoio nel nostro server Discord. Quindi per ora potremo giocare solo la versione del public test, che devo dire comunque non funziona malaccio. Anzi, a parte i soliti bug, nel senso
quando ci sono gli aggiornamenti è chiaro che ci sono dei bug in qualsiasi gioco, in tutti i giochi che ho giocato. Nessun gioco, né all'uscita né all'aggiunta di aggiornamenti vari, è mai stato esente da bug. Qui ce n'è qualcuno, quindi vi invito a segnalarli nel caso. Potete segnalarli sia sotto nei commenti, cliccando sui nostri link del server Discord, dove abbiamo un'apposita sezione per mandarli direttamente agli sviluppatori. Devo dire, anche su questo lato sono molto veloci come risposta, nel senso che una volta segnalati i problemi, gli aggiornamenti per risolverli non si fanno attendere, anzi sono piuttosto veloci e rispondono nella maniera corretta, nel senso che sono molto attenti a ciò che viene segnalato e molto attenti anche a correggerlo. Bene, questa zona diciamo che l'abbiamo vista all'incirca. Vi ricordo che qua in fondo, come ben saprete se siete giocatori di lunga data, c'è l'alveare che, salvo sorprese, non è esplorabile ancora. Qui possiamo iniziare a dirigerci verso la zona del sandbox. Si presenta così in lontananza, non è più come prima che erano quattro assi appoggiati per terra, un po' così lasciati un po' andare, diciamo, ma l'hanno rivisitato, direi, anche bene, molto carino, in questa chiave molto infantile, nel senso che vabbè è una sandbox dove i bambini ci vanno a giocare, quindi è giusto che sia così, molto carina. Si vede già qualcosina in lontananza, ma andiamo là a vedere direttamente cosa si può trovare. Eccola qui, ragazzi, la vera grande novità di questo aggiornamento. Parliamo proprio del sandbox. Faccio vedere per bene dall'alto, sempre con la nostra modalità di fotografia. Tutto ricoperto di sabbia, tutto esplorabile. Sembra una piccolezza, nel senso che sì, è stata aggiunta una nuova zona, magari vedendola così sembra hanno ampliato la mappa. Non è vero, nel senso, hanno ampliato la mappa, ma c'è molto molto altro, nuove meccaniche. Cosa succede? Entrando in questa zona di sabbia, durante il giorno, quando il sole picchia sul sandbox, entra in gioco una nuova meccanica. Si chiama surriscaldamento. Ci comparirà una barra sopra la nostra testa, dove, restando sempre al sole, si riempirà pian piano e, una volta raggiunto il limite di sopportazione del nostro personaggio, inizieremo a prendere danno. Quindi una meccanica completamente nuova per il gioco, ci metterà un po' in difficoltà, perché in questa zona ci saranno dei nuovi insetti veramente fastidiosi, importanti, belli grandi, belli grossi, e potremo sopperire a questo solo mettendoci all'ombra. Molto probabilmente ci saranno armature che ci consentiranno di sopperire un po' a questa alla calura, in modo di poter riuscire a girare un po' più tranquilli per la zona sabbiosa. Non è tutto, perché qui, oltre ad essere esplorabile la parte superiore, ci sarà una zona o più zone esplorabili sottoterra. Non sappiamo ancora dove verrà messo il formicaio, anche se chi ha giocato il public test ha già trovato dov'è. Molto probabilmente ci sarà un laboratorio da qualche parte nascosto,
a trovare. E una chicca, hanno aggiunto dei tesori sepolti, se così li possiamo chiamare, che si potranno vedere da lontano con degli luccichi. Poi c'è una zona, come vedete, in fondo nell'angolo, dove cresce dell'erba, di piantine grasse. C'è anche una pozza d'acqua. Magari ve la faccio vedere più da vicino adesso. Intanto vi faccio vedere questo. Il castello. Non si sa se è esplorabile o no. Se si potrà entrare, se si potrà costruire addirittura sulla sabbia, se sarà una zona dove potremo magari crearci una piccola base, punto di appoggio per le nostre scorribande, o si dovrà entrare e uscire velocemente, nel senso bisognerà stare molto attenti a quello che si combina qua dentro proprio per il fatto del surriscaldamento. Andiamo un po' a vedere la zona dell'oasi, chiamiamola così. Eccoci dall'altro lato. Come vedete, siamo arrivati davanti al castello. Prima eravamo da questa zona, ora ci siamo messi frontali al castello. Tutto intorno al castello, come vedete, c'è un fosso, un fossato. Può darsi che magari sotto di esso ci sia qualche tunnel nascosto per arrivare in qualche località segreta, come poteva essere per il quadrifoglio. Non ci resta che esplorarlo. La zona dell'oasi, questa. Qui sicuramente sarà un luogo dove non si prenderà danno da surriscaldamento. Diciamo che è una parte sicura del sandbox, dove potremo rifugiarci per fare una piccola pausa dal combattimento con i nuovi insetti inseriti. Come vedete, ci sono anche dei fori, dei buchi, delle buche scavate da insetti all'interno della sabbia. Non ci resta scoprire cosa si trova al di sotto di esso e esplorare tutto l'ambiente. Un'altra nuova zona che è stata inserita, perché secondo me si possono dividere in tre zone. Questa è la più importante sicuramente, perché è quella che porta più novità, nuovi insetti, la nuova meccanica di gioco, quindi nuovi insetti, nuove armature, nuove armi, nuovi oggetti per il crafting. Mentre la terza zona, che è completamente nuova, è questa zona dei rifiuti, che andremo a esplorare proprio ora. Vi faccio vedere ora da che parte si potrà accedere in questa nuova zona. Venendo dall'angolo del sandbox c'è questo piccolo corridoio in cui si potrà passare per poter arrivare nella zona dei rifiuti, oppure attraversando questo passaggio tra la staccionata e il sandbox si arriva vicino al tavolo da picnic, e venendo da questo lato direttamente nella zona dei rifiuti. Come colpo d'occhio si vede immediatamente che tutti i cibi che sono al suo interno sono avariati, quindi credo che sia stato creato per il farming dei pezzi di carne marcia, di cibo marcio, per poterli inserire nel nostro pezzo da giardino e velocizzare la crescita dei funghi. Non è solo questo, perché probabilmente esplorando si potranno trovare alcune zone un po' più nascoste, e nel public test, avendolo ispezionato per bene, credo ci sia anche l'entrata del formicaio. In verità il formicaio non è come quello che abbiamo visto delle formiche rosse, ma ha più entrate. Ho visto molte formiche nere girare qui all'esterno in questa zona, quindi molto probabile il formicaio si trova qui in giro. Vi avevo detto che questa era l'ultima zona che era stata aggiunta. In effetti è così,
però c'è stata un'altra modifica piuttosto importante che adesso andiamo a vedere, e sto parlando della zona contaminata. Come sappiamo, prima dell'aggiornamento la zona contaminata era la zona più a est che si poteva raggiungere nella mappa, o meglio era la zona più a est della mappa che era completa. Ora sono stati aggiunti il sandbox, il tavolo da picnic e la zona dei rifiuti, che hanno ampliato questa zona, e quindi ci ritroviamo in una zona più centrale rispetto a prima, però profondamente modificata. Se prima trovavamo solo praticamente dell'erba secca e qualche acaro e qualche punteruolo, ora possiamo trovare molti più insetti infetti. Lo stesso terreno che avevamo prima non c'è più, è stato modificato. Come vedete, ci sono dei canyon, la maggior parte sono pieni di risorse, ma anche pieni di pericoli allo stesso tempo, perché ci sono veramente tanti insetti nuovi che sono molto ma molto aggressivi. Infatti passando attraverso questa zona sentirete varie volte delle esplosioni. Non vi dico cosa le crea perché lo scoprirete da soli. Non solo questo, c'è una nuova risorsa anche, come vedete è un fungo esplosivo. Altra novità: il laboratorio della foschia obnubilante era all'interno di questa zona, forse era il laboratorio meno curato di tutti quelli che si potevano sbloccare e raggiungere prima. Infatti ora è stato modificato, e se andiamo dal robottino, il nostro burgle ci darà una nuova missione per trovare il chip nella foschia. Tra l'altro Obsidian questa volta ci aiuta in maniera veramente importante, perché per poter esplorare la zona contaminata, sbloccando una cosa che non sto a dirvi ma la scoprirete sicuramente esplorando, potremo ripulire completamente questa zona dal gas. Quindi sarà molto più facile esplorarla, raccogliere risorse, e ce ne sono veramente tante all'interno dei canyon, e esplorare e trovare il chip nel laboratorio della foschia. Quindi ragazzi, che dire, Obsidian questa volta ha fatto davvero un ottimo lavoro, aggiungendo una grossa porzione di giardino, modificando il sistema di crafting degli oggetti più rari, rendendo più difficile la raccolta delle materie più importanti, delle risorse più importanti, nuove meccaniche di gioco, nuovi insetti. L'unico consiglio che ho da darvi io è: immagazzinate quante più risorse possibili, create più oggetti rari possibili adesso che riuscite, e preparatevi all'imminente uscita del nuovo aggiornamento al meglio. Da Grounded Italia è tutto, ragazzi. Vi ricordo che tutti i link per rimanere in contatto con noi e con tutte le novità di Grounded li trovate in descrizione. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao ciao!